Nell'immediatezza gli operatori tutti hanno avvertito due colpi, due spari, e inevitabilmente si è avuto subito la percezione di quanto accadeva. Nella immediatezza gli operatori al piano si sono proiettati all'interno delle stanze e immediatamente hanno colto, ahimè, il dramma in quella stanza, dove il marito evidentemente era riverso a terra con la moglie purtroppo defunta in quell'istante. Quindi si parla di omicidio e suicidio. Sono due colpi avvertiti e quindi verosimilmente uno per uno. La signora era entrata esattamente il 6 di novembre a seguito di un episodio ictale, un ictus cerebri, a cui era conseguito un episodio di riabilitazione, un periodo di riabilitazione, e quindi era arrivata poi a noi per una fase di successiva degenza, direi ottimale, con una condizione esattamente positiva, e purtroppo però il dramma sopraffatto in questo caso l'evoluzione futura. Ma lei riusciva a riconoscere il marito? Perfettamente. Ma quindi lei non era a rischio di vita? Non... Assolutamente no, le notizie diffuse ahimè sono non precise per quanto riguarda lo stato di vigilanza e di orientamento nel tempo e nello spazio da parte della signora. La signora rischiava dei danni permanenti? La signora aveva sicuramente dei danni, però in fase di riabilitazione, nessuno può dare un perenne all'interno di un fatto evolutivo come poteva essere il suo, sicuramente il quadro era importante. Il marito quante volte al giorno veniva più o meno? Tutti i giorni veniva, i collaboratori mi riferiscono esattamente con fiori e caffè, proprio perché c'era questa stretta sintonia e vicinanza tra i due, c'era una partecipazione, e questo nel lato doloroso forse l'aspetto più nobile, se si permette l'espressione, di questo grande affetto e di questo grande amore fra due settantenni. Lei riesce a darsi una spiegazione sul perché? Magari c'era la speranza che lei potesse riacquistare, diciamo, l'agibilità vera e propria. Vede, la speranza è quello che noi infondiamo in tutti i nostri degenti della residenza, perché una casa di riposo vive soprattutto all'interno di una speranza. La speranza era molto forte e molto viva, però in questo contesto forse la situazione familiare del signore non ha retto a fronte dei fatti, dell'immediatezza, del quotidiano. Un gesto dovuto a depressione forse? Sicuramente quando ci sono gesti di questo tipo un medico è portato a fare diagnosi e non giudizio o sentenze, quindi come tale mi permetto di dire sicuramente un momento di forte smarrimento che ha condotto, ahimè, a quanto voi sapete. Qualcuno dei vostri operatori si era accorto di questo stato di smarrimento del marito? Lo stato di smarrimento è uno stato evolutivo, quindi come tale girano in embrione delle situazioni mai palesate o partecipate così in maniera brillante come potrebbe capitare in tanti casi. È evidente che la situazione maturava da tempo, a noi nulla di tutto ciò è chiaro. Quindi lui non si era confidato con nessuno degli operatori della struttura? Con gli operatori della struttura non si confidano mai queste situazioni, perché quando si confidano l'esperienza è che non accada.